Oggi sono venuto qui alle 7:15 e la nonna era già sveglia. Aveva già fatto colazione, letto il giornale, acceso lassù. A che ora ti sei alzata questa mattina? Ma forte, Sta non tosse che dormi, non mi va non bene. dormi. Sta tosse Ma che tu non mi va dovresti bene. dormire almeno fino alle 8:30, alle 9, non puoi alzarti così alle 7, eri già sveglia. Cosa ci facevi sveglia alle 7? Ma non lo so. Va niente, via. Abbiamo fatto tutto stamattina. Ebbene. È una bugia, la cugina dormiva fino alle 10. Non sono ancora adesso le 10. 9. Ah, ecco. 8:30 dormiva ancora. Fa che dire quello che è. Ma sì, va sempre bene, va sempre Vabbè, a bene. che ora ti sei svegliata? Ma io mi sveglio. La scelta, devo dire una bugia oppure no? Mi sono svegliata quando non avevo più sonno. Tanto i bambini piccoli non ce li ho più che piangono. Allora cosa mi alzo a fare? Ma Che tu, fa? nonna, puoi dormire fino a Ma mezzogiorno se sì, vuoi. no, dopo non mi alzo più. Perché mi Ma sono alzo, mi rosso qua? alzo. C'è un bugiardino C'è forse. un bugiardino? Ma tu non toccarlo più, se no diventa peggio. No. Dai, Nathan, sì. Cioè tu a mezzogiorno sei a casa a mangiare? All'una, mezzogiorno è un po' troppo presto. Figurati, io mi alzo presto, aspetto fino all'una a mangiare, ma voi Non c'è scherzate. neanche il pane a mezzogiorno. Arriva a mezzogiorno e 20. Adesso vado, una, 1:30, devo fare anche la roba là. Ma abbiamo lì Cioè, tanta roba da mangiare a mezzogiorno, e spezzatino, e una balla, e un'altra, mamma mia. Quello che ti ha ci sono dato. zucchine ancora nell'orto? Zucchine? Ce ne sono ancora? Perché Questo non ti so io ho dire. pensato una cosa questa notte, che mi giravo e rigiravo e Oh là là. rigiravo. Visto che la regina non mangia più, e mangia solo latte e cereali per cena, anche se non dovrebbe, adesso mi sgrideranno tutti. La regina a cena, io vengo su, arrivo, chiedo allora cosa hai mangiato? Lei cerca di inventarsi una bugia, solo che non si ricorda le cose che si mangiano. E sul tavolo ci sono i cereali e il latte. E dopo qualche secondo ammette, fa, latte e cereali. E quindi io ho deciso che purtroppo si può cenare con latte e cereali. Ti si vede, perché adesso ti No. dico, guarda, ti faccio l'imitazione. Arrivo, quando hai mangiato? Sì, perché questa la sai. E tu sai che hai mangiato. E allora io ti chiedo, cosa hai mangiato? E tu inizi a pensare, cosa sarebbe giusto dirgli? Cosa è contento che gli dico? Le verdure non ci crede, la pasta lo vede, e quindi ti agiti un po', batti i piedi, e io ti becco. E quindi da oggi mi è venuta in mente una cosa che posso fare che ti piace e fa bene. Ti ricordi quelle torte salate? Quando ti porto su quelle fettone di torte salate con gli spinaci, con il Ma io formaggio, mangio con... perché tutto, mangio quelle tutto. sono morbide, quelle le hai sempre mangiate, calde. Mi Perché controlla, mi controlla. pizza tutti i giorni non va bene. La Mamma. pizza una volta a settimana. Mi controllano cosa mangio Non si può perché non va fare. bene, devo mangiare cose giuste, cose buone, cose che mi fa bene. Io invece mangio quello che mi va. Con quale orgoglio l'hai detto? Cioè, come se fosse la cosa giusta. La pizza a me. Ghignè abbastanza per oggi. Oggi abbiamo riso abbastanza, sì, forse sì, forse Io sì. vado verso le 10. Sì, va bene. Là è l'una perché? Ah no, è 10. Ci vediamo dopo. Dove ho l'uno? No, avevo visto male. Ti chiamo quando sto per tornare. A mezzogiorno no, provo a fare mezzogiorno e mezzo. Cosa preparo? Io non lo so. Cosa c'è in quel frigo?